bonsai, adesso vado verso Roma, verso Giampiero Fava. Allora, caro Giampi. Dai, che ti manchiamo un po', di la verità. Beh, Roma, sai che è la città del mio cuore, e lo sai che amo la provincia, ma la città del mio cuore è Roma, io lo dico sempre. Vabbè. Quindi... è nata la mia bimba, come si fa? È giusto, però ci stai facendo scoprire la provincia anche a noi e ci stiamo innamorando un po' di tutto, l'Italia ci stiamo innamorando. E poi guarda che la provincia in questo periodo è molto protettiva perché ha dei valori meravigliosa. Poi oggi ho avuto il piacere di essere accompagnato da Alfio, quindi una persona che ci stai facendo conoscere. Vedi Alfio, Alfio dovete sapere, lo dico ai telespettatori, è il collante un po' di questa trasmissione, è vero? Perché lui fa ridere, offre il caffè a tutti, quindi bisogna tenerlo, perché lui è proprio... vedi Bonolis che l'ha subito adoccato. Ma lui è furbo. È furbissimo. Senti, caro, allora tu hai detto facciamo queste fettuccine rosse. Perché hanno dentro il peperone, ma potrebbero anche avere il pomodoro dentro. Potrebbero anche avere il pomodoro, però oggi parliamo, e poi vedendo la ricetta parleremo di due metodi di conservazione. Uno è l'essiccazione, quindi parliamo di un peperone, una DOP poi questo è, di Pontecorvo, quindi una zona del Frosinate, della Ciociaria, quindi anche qua della provincia, e questo peperone è meraviglioso, solo che non possiamo mangiarlo nella sua grande maturazione, cioè estate, però possiamo essiccarlo, quindi privarlo dell'acqua e prendere l'aroma e i sapori e anche l'acidità in un secondo momento e abbinarlo a un baccalà. Anche questo, il baccalà ha avuto un processo di... il baccalà, noi parliamo di baccalà, ma è la stessa cosa tra stoccafisso e baccalà. Il pesce è lo stesso, che è il merluzzo. Intanto io vado avanti con la pasta. Per fare la pasta. Quindi lui ci fa una pasta rossa, perché ha dentro questa essiccazione del, del peperone. Sì. E lo abbina al baccalà, che è un pesce, insomma, molto grande tradizione. Poi c'è in tutta Italia. A me piace il baccalà perché è un pesce, come dire, che sta dappertutto, che c'è dappertutto, che si mangia dappertutto. E al broccolo, in questo caso, che è un altro verdura. Sì, questo è l'elemento stagionale. Vedi, io mischio le uova con questa purea di peperone disidratato. Quindi in questo caso non dobbiamo andare. Si trova dappertutto. Lui ha parlato di un'eccellenza del peperone. Sì, sì. Anche... se vogliamo modificare, cioè possiamo prendere qualsiasi altra cosa, lo mettiamo insieme e andiamo a fare la pasta. La pasta ormai la conosciamo tutti. Che farina hai usato? Allora, in questo caso io ho usato 150 grammi di farina zero e 150 grammi di farina di semola. In questo caso mi serve un po' più di tenacità. E andiamo a fare l'impasto. Intanto butto la parte del broccolo romanesco. Anche il broccolo romanesco è un'eccellenza, fa molto bene. Se tu ci pensi, questo è un piatto estremamente salutare, perché noi stiamo usando un po' di pasta, un prodotto di stagione e il baccalà. Il baccalà ha delle proprietà straordinarie. Cioè, questo è il merluzzo, baccalà, si divide in baccalà e stoccafisso. E la differenza tra il baccalà e lo stoccafisso sono i metodi di conservazione. Questo è messo sotto sale, quindi è privo dell'acqua, e l'altro invece è stagionato all'aria e viene essiccato. Quindi leviamo l'acqua. Utilizzato è sicuramente il baccalà. E lo metti proprio dentro? Lo mettiamo dentro l'acqua, senza che l'acqua bolle, e la portiamo... Ma è latte o acqua? È latte, scusami, è latte. Esatto. E la portiamo a una temperatura non superiore degli 80 gradi. Quindi dobbiamo soltanto far coagulare le proteine, ma non farlo cuocere troppo, perché sennò si può spaldare. Sai che era che non vedevo il baccalà cotto nel latte come invece me lo faceva la mia mamma, il baccalà infatti questa è una ricetta che poi deriva da altre ricette, come il baccalà mantecato. Baccalà mantecato, qua apriamo un discorso, non vorrei assolutamente Insomma, da tante ricette poi prendiamo degli spunti per andare avanti, no? Quindi il baccalà lo bolliamo nel latte a 70 gradi, deve andare per da 70-80 gradi, per 8 minuti. 8 minuti, tranquillamente. Quindi, intanto andiamo avanti con la ricetta. Noi i nostri broccoli li abbiamo messi a cuocere, una parte ci servirà per la crema, che abbiamo già fatto. La crema andrà soltanto frullata, poi ti farò vedere. Guarda che bella. Andrà soltanto frullata con dell'acqua di cottura e olio extravergine, perché andiamo a prendere proprio l'elemento aromatico, vogliamo sentire il sapore del broccolo, e facciamo in una pentola delle alici. Qui andiamo a mettere la sapidità, quindi olio, alici e uno spicchio d'aglio, e andiamo a profumare. Devo dire che il broccolo richiede l'alice, perché gli dà un po' di così, come fai no? il di broccolo personalità, ecco, gli dà, no? Poi andiamo avanti con le preparazioni un po' più lunghe. Abbiamo preso dei pomodorini, in questo caso, e li abbiamo privati della pelle, e andiamo a mettere del timo, vedi, della buccia d'arancia.
non trattata, sempre. Ma abbiamo tempo, abbiamo della tempo buccia di limone. Ecco, sai che io voglio fare l'elogio della lentezza. E della gentilezza. Assolutamente. Dello zucchero di canna. Perché guarda, è come Fulvio, no? Che ogni tanto lo devo bastonare perché lui parla velocissimamente, no? Come noi. Perché per noi il tempo in cucina non è mai abbastanza, quindi noi andiamo sempre avanti. E lo mettiamo in forno, questo, a 100 gradi per un'ora e mezza, quindi va disidratato. Tu direi, ma che ci farei con tutte queste cose? Adesso vi faccio vedere. No, no, ma io lo so che tu fai un sacco di cose. Poi noi andiamo a tirare la fettuccina, vedi, in questo modo, per vedere anche questa macchina che è bellissima, che ci dà la capacità di fare la fettuccina. Vedi, questa è una delle cose più belle che succedono poi dentro i ristoranti, no? Quando tu fai la pasta fresca. La pasta fresca ti permette anche di stare là, a pensare tranquillamente. Non è una cosa che ti stressa fare la pasta fresca, anzi è una cosa che ti aiuta, no? Ti aiuta tantissimo, ti aiuta tantissimo. E poi lo sai una cosa, il baccalà va mangiato, andrebbe mangiato almeno una volta a settimana, perché è povero di grassi, quindi anche le persone che vogliono fare delle diete, che è povero di grassi e ricco di proteine, e quindi questa cosa va, guarda, guarda che belle, guarda. Guarda che meraviglia, guardate il colore di queste pezzine. Che gli vuoi dire? Niente. Che gli vuoi dire? Poi, in questo caso, facciamo sciogliere la lice, quindi... Roma è Roma. No, vabbè, Roma è Roma perché io sono di parte. No, ma è insomma... naturale, ognuno difende, senti. E come si sta adesso a Roma, Giampiero? Come si sta, Anto? Si sta come siamo un po' tutti, ma non dobbiamo perdere la speranza, diciamo, e il sorriso. Diciamo che le città in questo momento più problematiche sono Milano e Napoli. Sì, beh, però io credo Roma che sta lì in mezzo, sta lì in mezzo, è sempre lì in mezzo Roma. Siamo non tutti è... sullo stesso tutti sotto lo stesso cielo. Noi siamo un grande paese, ma un grandissimo paese. Ci stanno mettendo in difficoltà, però come ogni, come abbiamo sempre dimostrato, dimostreremo di essere grandi e ce la faremo anche stavolta. Tanto. Sono convinta di questo. Allora, un po' di crema e cominciamo ad andare a fare la nostra salsa. Ok. Okay? Quindi adesso facciamo cuocere un po' di crema, perché l'altra crema poi la metteremo. Questa sarà la base delle fettuccine. Vedete, intanto... un'altra cosa che io ho imparato dai cuochi, lo dico ogni volta, e mi hanno insegnato, perché una volta, quando facevo la pasta alle verdure, le verdure sapevano di una cosa e la pasta di un'altra, erano sempre staccate. L'idea di mettere invece un po' di crema dentro aiuta l'amalgama. Eh sì. E quindi io adesso, quando faccio le verdure, le frullo sempre un po' a parte per creare questo sughino che poi, no? È così, Roberto, tu che proprio io parlo da casalinga, insomma, non certamente da cuoca. E quindi però tutti noi possiamo apprendere delle piccole cose in una grande ricetta. Io ti vorrei ricetta. Far sentire il profumo di questa fettuccina. Pazzesco. È pazzesco, no? Adesso che si ritrata l'alimento, quindi riesce a dare tutti i profumi del peperone. Poi, adesso noi andiamo avanti e ti faccio vedere come avviene poi il baccalà. Vedi, questo è il baccalà che noi prenderemo dopo, successivamente, sì. E questo è quello sfogliato, ecco, vedi, meraviglia. Rimane molto tu lo rompi così a falde, sì, cioè, perché lo rompi con la... sì, perché il baccalà poi, se, come si dice a Roma, non volei essere volgare, ma se si sfragna non è più si rompe, invece deve essere vedi, molto diviso in questa maniera. Poi andiamo a prendere sale, no, perché il baccalà già è salato, però questo sistema del latte ci permette anche di levare in eccedenza se il baccalà è troppo salato. È importante anche questo fatto, il fatto di farlo bollire nel latte non è casuale. No, non è casuale, anche perché noi stiamo usando la parte più alta del baccalà, quindi usando la parte più alta del baccalà è possibile che non sia disalato in modo omogeneo, quindi la parte più alta resta un po' più sapida, mentre la parte più bassa si riequilibra, capito? E quindi non c'è bisogno di aggiungere il sale. Abbiamo messo i nostri pomodorini un po' confiti, abbiamo fatto lasciando la bassa cottura. Poi andiamo a prendere la parte centrale del sedano, vedi? Guarda, in questo modo, e l'andiamo a strappare con le mani, perché questo deve dare freschezza al piatto. Ecco, questo... secondo me il baccalà fatto in questo modo è delizioso, veramente a me piace tantissimo. Questo è già un piatto. Sì, è vero. Ed io dico sempre, guardate il piatto nel piatto, perché uno si può fermare qui e mangia questo come secondo, se no ci condisce la pasta. Ma anche quindi... perché ci sono tanti aromi, qua dentro c'è anche l'arancio, c'è il limone, no? ci sono i pomodori confit, c'è una parte acidula, quindi già questo è un gran... Sì, Eh sì, che facciamo? È
perfetto. È perfetto perché senti anche la sua consistenza, no? Questa ricetta poi la rivedete sui nostri social, ma è facilissima. Avete visto, abbiamo bollito il baccalà nel latte, l'abbiamo sfrantumato, poi ci sono delle raffinatezze del cuoco come pomodorini confit. La pasta, le fettuccine, noi le abbiamo fatte col peperone, no? Perché mi dà questo sapore di, così, di essiccazione, di, però questo i broccoli, sono i broccoli, la salsa dei broccoli anche, se avete le fettuccine anche normali, fatele con le fettuccine normali, chiaramente. Assolutamente. Che meraviglia di piatto. Andiamo a mantecare, io do un consiglio che non è in ricetta, ma che secondo me è un piccolo, mettiamo un po', anche se sembra una cosa non adatta, mettiamo un po' di pecorino per mantecare. Ma è adatto. Ma sì. Metti un po' di pecorino. Bravo. Vai. È perché gli dà la spinta, perché gli dà la spinta, perché io voglio dobbiamo, dobbiamo sentire i sapori, poi vedi, la mettiamo al centro del piatto, no? Prendiamo un cucchiaio, guarda quanto è bello questo piatto, bello colorato. Vabbè, io lo so che tu vuoi che giro la padella, vabbè la giro. No, no, dai, no, adesso non esageriamo. Sai che io poi vorrei, io faccio così perché mi piace proprio la... Tra l'altro credo sia stato il compleanno di Eros Ramazzotti, quindi insomma tanti auguri proprio in questi giorni. E poi guarda, Anto. Sì, guarda, e poi meraviglia. Il baccalà. Ma guardate che piatto che ci ha presentato il nostro Giampiero Fava. Senti, io però, scusami, Vai, scusa, mi dici, mi manca un po'... L'avvicino. Ma hai detto, ti manca un po' Roma? Dai, vai. È oggi il compleanno di Eros, vedi, mi ero ricordata di averlo letto e quindi... Sai che io leggo sempre tanto, io sono una informatissima. Soprattutto leggo tanti giornali. Allora, aspetta che voglio auguri, auguri, auguri. Auguri, auguri, auguri. Aspetta, no, io devo riuscire. Scusate, ma... Ci vuole un po' di tempo. Grazie, Anto. Giampi, perfetto. E vai. E guardate, posso dire una cosa? Il pecorino... È la morte sua. Morte sua, morte sua su questo piatto. Grazie Giampiero Fava, ci vediamo settimana prossima.